Buonasera. Settimana che va dal 13 al 19 e che vede un solo grande passaggio, grande, un passaggio abbastanza particolare. Passa Mercurio. Mercurio lascia il segno dell'Ariete, quindi impoverisce i segni di fuoco e passa in Toro. Si aggiunge alla schiera di pianeti che sono in Toro, quindi le energie sicuramente sono abbastanza disequilibrate, non c'è proprio equilibrio nel cielo. Un solo pianeta, tra l'altro retrogrado per i segni di aria, abbiamo Plutone in acquario retrogrado, due pianeti per i segni di acqua con Saturno e Nettuno in pesci, un solo pianeta resta da mercoledì in poi, comunque fino a mercoledì ne abbiamo due. In Ariete, per i segni di fuoco, resta Marte, che è poi il reggente dell'Ariete, e tutto il resto se lo prendono, cioè è in Toro, quindi segni di terra, perché ci abbiamo il Sole, ci abbiamo Venere, ci abbiamo Giove, ci abbiamo Urano, ci abbiamo adesso dal 15 anche Mercurio. Quindi quintetto, stellium incredibile per i segni di terra, soprattutto per il toro, chiaramente. Detto questo, come al solito, ho tirato le carte, gli arcani che andranno a definire la settimana prossima. A parte che mi scuso per quei segni che non sono riuscita a fare, quello che mi è balzato all'occhio è una cosa incredibile. Ci sono dei segni che veramente in questo momento hanno delle difficoltà, forse entrare in connessione con me, perché ancora una volta il cancro è l'ultimo segno della settimana. Cioè, è una cosa incredibile. Interessante il fatto che due segni di fuoco siano i primi due della settimana, siano usciti i primi due della settimana. Il primo di tutti è uscito il Sagittario, tra l'altro un segno che abbiamo già fatto, quindi come vedete sarebbe uscito, e arriva col 9 di bastoni. Il 9 di bastoni sappiamo tutti che è un segno che indica delle difficoltà, ok? Quindi è un sagittario che questa settimana potrebbe avere delle difficoltà, non è che per forza deve averle, ok? L'arcano minore comunque che rappresenta il sagittario, il 9 di bastoni questa settimana è uscito, settimana dal 13 al 19 abbiamo detto, e ci vuole dire, vedete, è una persona seduta sulle scale. Ci vuole dire che è forse un po' stanco sto Sagittario in questo momento. Ricordiamoci che Sagittario ha inquadratura Saturno, ok? In ogni caso ci sono delle situazioni con Sagittario che vanno avanti e che vanno benissimo. Ricordi che Plutone aiuta il Sagittario in questo momento, però è un Plutone retrogrado. Quindi è un Plutone che tenterà di far scardinare i meccanismi interni, perché Plutone è il pianeta del potere, Plutone è il pianeta che più di tutti, più lontano di tutti, più piccolo di tutti, ma è quello più potente perché è quello che proprio ha a che fare con l'interno della Terra. Immaginiamo questo, no? Quanta forza c'è all'interno della Terra? Ecco, quanta forza c'è all'interno delle cose e di noi soprattutto. In acquario, Plutone tenterà, diciamo, di sistemare le situazioni di potere che hanno a che fare con l'ambiente esterno, ok? In retrogrado tenterà di sistemare, più che non è sistemare il termine giusto, ma di scardinare, perché direi proprio scardinare, di scardinare quello che c'è dentro per che si trovi una soluzione a quelli che sono spesso anche dei conflitti interni, ok? Quindi grande trasformazione quando Plutone è retrogrado, ma ripeto, si scardinano i meccanismi interni. Il Sagittario, questa settimana dal 13 al 19, ha il 9 di bastoni, quindi è un Sagittario che si ferma. Fermi tutti, qua la situazione, qua mi sono stancato, mi fermo a prendere fiato, mi sembra proprio una cosa del genere, ok? Il secondo segno della settimana, quindi il Sagittario però l'abbiamo fatto, quindi va benissimo così, non lo faremo, però lo andiamo a mettere al suo posto. Il secondo segno della settimana, vediamo se riesco a fare spazio, voi sapete che ho dovuto coprire le figure perché se no
TikTok, per esempio, non mi faceva passare video, quindi tutte le figure di nudo non si possono far vedere, questa fa ridere questa cosa, però è così. Allora, il secondo segno della settimana è un altro segno di fuoco ed è il leone. Il leone che ci arriva col 7 di bastoni, quindi è un leone molto sulla difensiva. Ricordiamoci che il leone si trova veramente a combattere una battaglia forte. Da un lato c'è la quadratura con Plutone in acquario, di cui abbiamo appena parlato. Dall'altro lato c'è la quadratura con tutti i pianeti che sono in toro, quindi Sole, Giove, Urano, Venere e poi Mercurio. Quindi immaginatevi quanto può essere pesante tirare questo carro. Il leone mi arriva proprio col 7 di bastoni, molto molto sulla difensiva. Però lo lascio così perché poi perdo il senso, quindi non li rimetterò, perché poi la settimana scorsa ho dovuto guardare di nuovo il video per vedere l'ordine. Terzo segno della settimana, stanno sempre in pole position questi segni, lo scorpione. E lo scorpione mi arriva nuovamente con il suo arcano maggiore, la morte. Ricordatevi che dello scorpione abbiamo il canale dedicato, ok? Quindi troverete nel link, nel box informazioni, il link, andateci e scrivetevi se siete dello scorpione, se avete l'ascendente in scorpione, o se avete la luna in scorpione, o se avete la venere in scorpione. Di nuovo con la morte. Ti voglio ricordare, Scorpione, che è il momento di una grande trasformazione. Quando ci sono tutte queste energie in un segno, il segno opposto non è che lo patisce, patisce soltanto, no, assolutamente, piuttosto vengono esacerbati anche alcuni comportamenti di questo segno, alcune caratteristiche, prerogative. Quindi alcune prerogative dello Scorpione questa settimana potrebbero venire fuori. Una di queste è un cambio, una trasformazione, perché mi arriva col suo arcano maggiore, ok? Lo scorpione dove va? Va nel profondo, ok? Colpisce nel profondo, talvolta indica è indice di una profonda trasformazione, perché si entra nella profondità delle emozioni. Tra l'altro, ripetiamo, abbiamo anche per lo scorpione un Plutone in quadratura, un Plutone retrogrado in quadratura, quindi ne andremo a parlare poi. Dopodiché l'altro segno, i gemelli. I gemelli mi arrivano per l'ennesima volta, devo dire, sembra che non esistano carte dei gemelli in questo mazzo, con l'otto di spade. È un gemelli che ancora non riesce a comunicare, che ha problemi di comunicazione, almeno questa settimana. Ok? Non mi ricordo la settimana scorsa perché non mi ricordo, penso di non essere arrivata a farlo. Quindi, però ne parleremo quando ci sarà da fare proprio questo segno, a questo punto. Credo domani, insomma, perché non, se lo meritano, no? Hanno aspettato tanto, tanto male che li facciamo fare i primi. Il terzo, quindi va bene così, perché, ripeto, i Sagittari l'abbiamo già fatto. Altro segno, sempre uno di quelli che sta in pole position. E che vi devo dire? Non lo so perché. Forse perché siete tanti che mi seguite con queste energie. Se no, non aprivo i canali proprio di quattro segni in particolare. L'acquario. L'acquario arriva ancora una volta, perché è già arrivato tantissime volte, col 6 di spade. Il 6 di spade mi indica un cambio di rotta. Il cambio di rotta in questo specifico caso è proprio lasciarsi indietro tutto il resto, andare avanti, quindi qui non si gira le spalle, piuttosto si affronta, ma si affronta con una maschera. Quindi qualsiasi cosa stiamo prospettando di andarci a cercare o di andare a trovare, lo facciamo mascherati. Questa maschera è una cosa che a me non piace di questa specifica mazzo, però arriva così sto 6 di spade. Ok, non giriamo le spalle a quelle che sono le situazioni attuali, piuttosto ci mascheriamo. Poi andremo a vedere perché. Ricordatevi, anche l'acquario ha il suo canale. Nel box informazioni andate a trovare qual è il link del canale. Iscrivetevi se avete Luna, Sole, Ascendente o Venere in acquario. Ok, ogni giorno avrete il buongiorno.
Altro segno della settimana, l'Ariete. E ancora una volta, anche per l'Ariete, mi spunta il due di bastoni. Per ancora una volta c'è una scelta da fare. Ancora una volta un Ariete che si trova davanti a una scala e ha due soluzioni. Dove andrà l'Ariete? Lo scopriremo solo vivendo, quindi lo scopriremo in settimana o entro qualche giorno, dipende quanto tempo ho. Domani, dopodomani, andremo a vedere qual è esattamente questa decisione che deve prendere l'Ariete, di cosa ci vuole parlare questo arcano minore relativamente all'Ariete. Ariete che, ripeto, fino a martedì ha nel suo segno il suo reggente Marte e Mercurio, quindi ha grande forza l'Ariete in questo momento. Lavora però molto anche istintivamente, magari aggressivamente. Mentre da mercoledì in poi Mercurio lascia l'Ariete, ok? Quindi si ritroverà solo col suo reggente con Marte. Dopo l'Ariete abbiamo il Capricorno. E il Capricorno, anche il Capricorno mi arriva col suo arcano maggiore, l'abbiamo trovato spesso, col diavolo. Quindi ci sono delle situazioni in cui vi sentite oppressi, in cui vi sentite intrappolati. Per qualcuno potrebbe essere che c'è tanta passione nei confronti di, ok? O gelosie esagerate, lo andremo a vedere anche per il Capricorno. E ripeto, anche per il Capricorno c'è il canale dedicato, l'ho trovata nel Poxy Formazioni. Andate, cliccateci su, iscrivetevi se siete, se avete Sole, Ascendente, Luna o Venere in Capricorno e andrete a sentire ogni giorno l'oroscopo. In questa specifica settimana il Capricorno si avvale di tutte le energie positive che ci sono nei segni di terra. Ricordiamoci che sono quasi tutti i pianeti là. Quindi questo stellium in Toro guarda abbastanza positivamente il Capricorno, che potrebbe fare grandi passi in avanti, soprattutto da un punto di vista professionale. Altro segno, la Vergine. Anche la Vergine si avvale di tutti i pianeti che ci sono in Toro, quindi lo stellium del Toro guarda molto positivamente la Vergine, la quale Vergine però si trova in opposizione Saturno, questo abbiamo detto tante volte, e Nettuno, quindi una Vergine che fa i conti col maestro del karma, ok? Chiaro, bisogna sapere quando siete nati, bisogna vedere le effemeridi. Questa astrologia spicciola, lo dico sempre, però in generale quello è il messaggio. Ok, la Vergine fa i conti col maestro del karma in questo momento, che trova esattamente nel suo dirimpettaio nei pesci. Andiamo a vedere comunque all'otto di denari. L'otto di denari è una bellissima carta, ci parla di organizzazione, di impegno. Vediamo su che cosa sarà impegnata la Vergine questa settimana. Altro segno, i pesci. I pesci mi hanno accusato in tutti i modi e tutte le maniere di non seguirli, non è così l'ascendente in pesci, veramente che mi arrivano sempre per ultimi o quasi ultimi, però ne abbiamo aperti il canale, ma perché ci sono delle, alla fine poi insomma rispondono, ci sono tante energie ai pesci che mi seguono, quindi ok, il canale dedicato ai pesci come al solito lo trovate, è quello più recente, quindi quello più che ho fatto lo trovate nel box informazioni. Se siete dei pesci, ascendente, luna o venere dei pesci, cliccate su questo canale YouTube, iscrivetevi, sarete sempre avvisati dei vari video mattutini e poi del video settimanale e poi non si sa mai, più crescono i canali più vediamo opportunità. I pesci hanno il 10 di coppe, ma è normale, nei pesci abbiamo Saturno e Nettuno, ma soprattutto dal Toro, tutti i pianeti che sono in Toro guardano in maniera molto positiva i pesci, quindi i pesci effettivamente sono tra quei segni che sono assolutamente avvantaggiati da questi transiti. Dopo i pesci abbiamo il Toro, che chissà perché arriva sempre ultimo, non chiedetemi perché anche il Toro, nonostante tutti questi pianeti, arriva ultimo, non lo so, non lo so. Forse abbiamo poche persone del Toro, ma non è così, perché ricordo che ce ne erano tante, però fatto sta che mi arriva anche lui ultimo, e mi arriva col 5 di denari. C'è un senso di mancanza, nonostante lo stellium nel suo segno, forse c'è troppa energia, c'è un senso di mancanza da parte del Toro che non passa inosservato, andremo a vedere perché. E dopodiché abbiamo la Bilancia, anche lei,
in quest'ultimi due, in quest'ultime 2 settimane, ultima o quasi ultima, ed ecco il 4 di spade. Grande, grande, grande stress per la bilancia. Grande stress per la bilancia. Ci sta. Sapete perché ci sta? Perché la bilancia si trova in opposizione Marte, dall'Ariete, e si trova anche Mercurio, almeno fino a martedì. Poi da mercoledì Mercurio si toglie dalle scatole, però resta Marte. Marte non è uno da prendere sotto gamba, ricordiamocela, ok? Quindi lo stress e la bilancia ci sta tutto. Ultimo segno della settimana, come avevo detto prima, il Cancro. Il Cancro mi arriva col 4 di coppe, un altro 4. Quindi qui abbiamo, alla fine, come vedete, che sono rimaste le carte basse, 5, 4, quindi sono i segni che vibrano di un'energia inferiore agli altri, che hanno l'arcano maggiore o carte che sono dal 6 in su. Quindi fateci caso, nulla è per caso, l'ho notato solo adesso, perché non l'avevo notato, ma come vedete nulla è per caso, perché gli ultimi 3 segni sono quelli che hanno le carte con un numero inferiore, quindi vibrano un'energia più bassa perché hanno 5 e 4. Certo, se fosse stato 3 sarebbe stato diverso perché è un'energia più alta, ma il 5 e 4 sono due carte di un'energia veramente bassa. Perfetto, eccoci qua. Gli ultimi 3 segni sono questi. Il 4 di coppe mi parla di un Cancro che sembra stanco, vi dico la verità. Sembra stanco, eppure tutti i pianeti in Toro vi agevolano, ma anche voi avete soffrite una quadratura importante, che è quella di Marte in Ariete. Quindi Marte e Mercurio finora vi hanno dato un po' di battaglia. Mercurio se ne va, però resta solo Marte, e come ho detto prima, Marte non è da sottovalutare, però non è nemmeno chissà che cosa. Sto Cancro che ha tutti i pianeti alla sua parte in Toro, e poi c'ha Saturno e Nettuno dalla sua parte, dallo Scorpione, in questa esatta settimana non brilla, ecco, diciamo così, non brilla, o almeno non brilla, o almeno apparentemente sembra che non brilli. Poi andremo a vedere, ok? Il 4 di coppe è una carta che mi dice che è un Cancro che si tiene un po' sulle, che si trattiene un po' sulle sue, soprattutto dal punto di vista emotivo, ok? Ma ripeto, poi andremo a vedere. Questo è l'elenco della settimana, non cambiamolo perché poi se no mi devo andare a rivedere il video. Questo è l'elenco della settimana. Cominceremo domani con chi è? Con Leone, perché ripeto, il Sagittario l'abbiamo fatto proprio stamattina, quindi cominceremo domani con Leone e seguiremo a turno con i pianeti e l'ordine che vi ho appena detto. Speriamo di farli tutti, ragazzi, io non ci spero, spero di farli tutti, ok? Non prometto però, perché non dipende soltanto da me. Adesso io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, ok? Col primo segno e ci vediamo. Bye bye.